stava già festeggiando il comprensorio normanno quando all'ultimo secondo del match Caro Tenuto magistralmente calciava una punizione dal limite consegnando all'Agropoli un insperato pareggio. Termina 2-2 lo scontro del Guariglia tra Agropoli e comprensorio normanno, due squadre alla ricerca della salvezza. Nel primo tempo i Delfini sono più in palla, dopo un minuto già Mallardo, dopo uno scambio con Margiotta, provava a trovare la via del gol senza però riuscirci. La risposta degli ospiti un minuto dopo con una conclusione di Mandarano respinta dalla traversa. L'Agropoli arremmante in avanti, Mallardo lanciato a rete non riesce a calciare in porta all'ottavo minuto. Al 44esimo è ancora il comprensorio normanno, questa volta con Savonarola, a provare a sbloccare il risultato ma senza riuscirci. Pochi secondi dopo la svolta del match, Maimone a terra, un avversario lanciato a rete, fallo da ultimo uomo, calcio di rigore ed espulsione con la formazione del comprensorio normanno che resta in 10. Dal dischetto va Caro Tenuto che spiazza l'estremo difensore Vecchio. 1-0 e si va con questo risultato negli spogliatoi. Nel secondo tempo la gara cala di intensità, l'Agropoli arretra troppo il suo baricentro e il comprensorio normanno va all'assalto della formazione biancazzurra. Nonostante le tante offensive dei siciliani dalle parti di Capozzi, bisognerà aspettare un penalty concesso al 35esimo minuto per vedere un gol. Questa volta il fallo è di Lombardi. Dal dischetto si presenta Savonarola che segna la rete del pareggio. 1-1. L'Agropoli dopo il gol prova a svegliarsi, al 38esimo Margiotta da pochi passi prova la conclusione, palla respinta, arriva Renna, il piatto finisce di poco al lato. Al 42esimo invece è Mallardo a provare una conclusione, anche questa però imprecisa. Negli ultimi 5 minuti il match cambia volto, al 45esimo fallo da ultimo uomo di Altobello, punizione dal limite e il numero 17, il neentrato Barbieri, indovina una parabola vincente che batte Capozzi consegnando ai 15 tifosi arrivati dalla Sicilia la rete del 2-1. Al 50esimo, nell'ultimo istante di gara, quando i tre punti sembravano già aver preso il volo in direzione Paternò, arriva un altro calcio di punizione che Caro Tenuto sigla 2-2, ma c'è poco da festeggiare per l'Agropoli, contestata dai suoi tifosi che certamente da questa stagione si aspettavano di più.